Natale Amaranto al Palaestra Mario D'Arata, una bella festa per il settore giovanile dell'Arezzo, è giusto dedicare uno spazio anche a loro, no? Perché è una bella fetta della società. Ma assolutamente sì, direi che alla fine è forse la fetta più importante, perché è il futuro, perché è l'avvenire. Poi insomma, noi quest'anno abbiamo cominciato a costruire mattone per mattone questo settore giovanile, che ovviamente è ancora in fase embrionale, però insomma con tante squadre in più. E quindi è chiaro che vedere tutti questi bambini che fanno il tifo per i genitori, questa giornata di festa è molto bella, perché insomma crea sicuramente quel collante che ci deve essere, che deve essere il viatico per poi migliorarsi sempre di più negli anni, perché insomma, quest'anno con qualche squadra siamo partiti, stiamo andando bene, diciamo, in tutte le linee, ma è chiaro che l'obiettivo dell'Arezzo è quello di primeggiare, insomma, questo sì. E questo è un momento ludico, un momento divertente, dove è un modo per scambiarsi la curi, sempre ovviamente con l'epicentro è sempre il pallone, ovviamente. Infatti oggi ci sono delle partitelle anche simpatiche, abbiamo visto quella tra i dirigenti. Sì, io a tratti ho visto prove imbarazzanti di dirigenti, però non posso fare né nomi né cognomi. Ovviamente, però insomma, però detto questo, anche essersi messi a disposizione così, a parte le battute, è un modo di divertirsi, è un modo di... Che poi, non so se hai notato, quando si gioca nessuno vuol perdere. Ho visto dei rigori. No, ma si inizia col divertirsi. Poi non so se hai visto le situazioni quando i dirigenti sono andati sotto, c'è stata una certa grinta per recuperare il risultato, ma come è giusto che sia, insomma. La grinta anche del battere i rigori, di Sottili, di Gemmi, abbiamo visto. Sì, ma sai, poi perché comunque sia, a parte si parla Sottili, Gemmi, Bevo, sono tutti ex calciatori, e poi insomma quando siamo in questo rettangolo, perdere non piace mai a nessuno, anche per divertimento. Qui poi c'era un grande mister. Abbiamo l'allenatore vittorioso, sì. Però, perché lui allenava i dirigenti. Dirigente allenavo. Senti, e con uno schema fantastico. E lo schema era te di qua, te di là, te su, te giù. E con questo schema ha ribaltato il risultato, perché è arrivato tardi. È vero? Sì, sono rimasto contento. Uno schema, sono stati bravi. Sì, lo schema che ho fatto io è venuto bene. Ti ascoltavano? Sì, sì, no, sono contento. Il dirigente dei... No, sì, accompagnatori del 2003. Dei ragazzi 2003. Vogliamo fare gli auguri a tutti? Allora? Auguri di buon Natale, a gennaio si inizia il campionato. Sì.